Salve gentili ospiti, sono venuto visto che tanto desideravate la mia presenza a questa festa. Permettetemi di fare un po' più di luce e iniziamo le danze. Davvero non dovevate fare questa festa per me, sento su di me i vostri colpi d'affetto, e la soave stretta delle vostre mani al tal punto che è doveroso da parte mia, ricambiare in egual misura. Ci sono dei ritardatari che si sono persi la festa, non temete ragazzi, è rimasto tanto che posso darvi, per cui venite pure, lasciate che vi dono tutto il mio affetto come l'ho donato ai vostri amici prima, sono talmente stremati che posso dire che sono proprio morti. Per cui sarò felice di mandarvi da loro per riposare insieme sereni. Ha deciso di farsi una nuotata, allora aspettiamo che finisce così potrò dargli il mio caloroso benvenuto. Cazzo! Capisco la contentezza, ma questa esplosione di gioia poteva pure evitarla, perché adesso tocca a me ripulire tutto il casino che ha combinato. Thank you.
La festa di stanotte mi ha corroborato, mi sento pieno di energie, quindi non sarebbe male utilizzare queste energie per acciuppare un po' di legna, che è sempre utile averne con sé. In fondo con la legna si possono fare tante cose, assi, sedie, carbonella e tante altre meraviglie. Ciò che invece non si trova mai in questo gioco è la sega, che sarebbe tanto utile farsi una segata ogni tanto. L'accetta è utile, ma la sega è meglio. Thank you.
Anche questa puntata si può dire che è bella che finita, chissà cosa mi riserva il domani. Chissà quali altre avventure vivrò. Chissà se tutti sti zombie, creepy e scheletri non decidano di andare a fanculo. Chissà, comunque per vedere cos'altro accadrà vedetevi il prossimo episodio.